ci sono le parole molto lucide di Giuseppe Falcao, che dice tre cose di questa sera: l'ovazione dello stadio all'annuncio di José Mourinho, nonostante le chiacchiere di qualcuno, la gente romanista è col mister. Due, Romelu Lukaku, attaccante eccezionale, i tre punti. Per il resto, molte cose da sistemare. Ma sono due, ma sa contare. I tre punti, oh, l'ovazione, Lukaku, i tre punti. Ah, i tre punti, ok. Asso, che dici tu? A che devo rispondere? No, no, quello che vuole, se vuole commentare questo tweet molto oggettivo, voglio dire. Sì. Di Giuseppe, devo commentare questo tweet di Giuseppe? Quello che vuole, quello che vuole. Diciamo che allo stadio c'era un clima abbastanza, diciamo, non era proprio tanto disteso, anche l'annuncio delle formazioni, compreso lo stesso nome di Giuseppe, insomma, è stato un olimpico abbastanza tirato. Ah, ma abbiamo sbagliato nome? No, non è no. Damiana. Mi chiamo Damiana, poi mi chiamano Daminana. Ah, il soprannome. Scritto correttamente, okay. Daminana. A posto, scusi. Prego, non c'era un clima, come penso che sia anche normale, non c'era un clima disteso all'Olimpio. Ci sono stati pure tanti fischi, tanti fischi. Appena sono entrato allo stadio, subito all'annuncio delle formazioni, ci sono stati tanti fischi. Ma penso che sia anche normale che in Olimpio che non trovi subito... frizzante, no? Perché non è bello quello che è successo giovedì, quindi poi la partita, insomma, l'hai portata a casa. A fine partita c'è stato, no, il boato, l'urlo di gioia, la contentezza, perché insomma si è sbloccata un po' un attimo una situazione che non stava andando nel verso giusto, quindi tutta sta frizzantezza come l'ha descritta lui, o non lo so. In effetti queste statistiche ci fanno vedere 0,46 di expected goal, adesso è vero che vuol dire tutto e vuol dire niente, però l'expected lascia nel tempo che trovano sulle statistiche, fondamentalmente. Andrea, poi guarda quelle però guardiamoci in faccia, Asso, a parte l'azione che è un'invenzione di Dybala di prima per Lukaku, il movimento che fa Lukaku, poi che bello Lukaku poi fa un bel movimento, però a parte quello poi non è avuto chiaro. No, c'è stata una seconda occasione di Lukaku al primo tempo, e poi quello che ti ha portato a chiudere, cioè il gol che ti ha portato a chiudere la partita di Pellegrini, quello è stato fondamentalmente. Frosinone ha avuto almeno tre occasioni. Tre, due al primo tempo e una al secondo tempo, tre occasioni. Infatti, al secondo tempo in realtà non ha... Vi posso dire la mia? Aspetta un attimo che abbiamo interrotto Daminana, prego Dan. Dico, al secondo tempo non ha mai tirato in porta il Frosinone, però. Nei 90 proprio Manfredi, nei 90 Patrizio fa proprio una parata, nei 90 non andiamo a vedere, parata, scusa, andiamo a vedere questa cosa, faccio vedere i tempi, questo è il primo. 0 e 0. Sì. Ma zero non perché la Roma si è difesa bene, perché davanti al portiere hanno tirato fuori. Infatti sei stato graziato per quello. Due occasioni. Allora, due occasioni importanti. Sono stati due sbaglioni di Indica in quelle due occasioni del primo tempo lì. Se non mi sbaglio, diciamo che tu davi sempre con Indica, ma diciamo che proprio la difesa compresa il centrocampo, stavano messi proprio bene. Ma cosa avete? Adesso avete trovato Indica il capro espiatorio. Per me no. Che li mettete l'insufficienza. Vergogna. Però Mourinho voleva Rugani, era Manfredi invece. No, io dico che lì ci sono stati due errori di Indica, però per il resto hanno fatto una discreta partita. Cioè, questo se si infatti... Vabbè, scusami, però Prati, c'è una domanda: se un difensore commette due errori gravi, per il resto, insomma, per ma il resto non è che esiste. Per il resto, è fortunata che fortunatamente stai schiattando. Una volta. Cioè, ma voi circolate con Mancini da anni e vi permettete di criticare Indica? Cioè, ma di che cazzo stiamo parlando? Dica pure Manfredi. Vabbè, se adesso un giocatore fa un errore, anche se io lo stimo, perché secondo me Indica è un buon difensore e può potenzialmente diventarlo buono. No, non sto ridendo per te, sto ridendo per un'altra cosa. Attenzione però, perché c'è un parere differente. Bentornato a Forza Dai Leone Arena. Sire,
È in studio ancora, è in radio, vedo. Con che? Ma che siete quello che canta in un giorno buono? No. Per favore, fatelo esprimere, Ma io non capito, ma c'è la parete che scrive sopra la parete? Che... No, no, è la tenda così. Complimenti, bellissimo. Scrivi sulla tenda. Per favore, non si faccia distrarre. Parli del suo Frosinone. Ma potevi comprare in italiano almeno. Che comunque è ancora sopra la Roma. Prima squadra del Lazio. Grazie, meritocrazia blanca. Oh, questa settimana c'è la Champions, Manfred. Sì, li aspettiamo martedì. Vi aspetto, por favor, martedì. E amici del Real e amici di meritocrazia blanca, io quiero far un reel para ti per il Real Madrid. Sì, hanno capito. Un TikTok. Questa è una parola spagnola che è facilissima. Comparando los formaciones, perché io voglio andare all'estero. A me mi ha rotto il cazzo sto paese. Troppo piccolo. Ma penso sia reciproco. Ma tu fai fatica a uscire dal giardino, ma dove vai? Che manco per favore. Allora, sì, comunque, adesso, poi quando rispetto... quando li faccio per 4-3-3 poi non riderai. Comunque, andiamo. Portate rispetto a Forza... Dai, ma come cazzo ti chiami, scusa? Forza Leone. Vabbè, è un coro del Frosinone. Ma come si chiama? Alessandro. Alessandro, portate rispetto a Alessandro. Scrivi Alessandro. Alessandro. Sopra la Roma e la Lazio. Ale, tu vai spesso in curva del Frosinone? Sì. Ci fai sentire il coro più Alessandro, bello. Senti una cosa, io perché ce l'avevo proprio attaccati, i tuoi tifosi. Il problema però di è lì in curva che un coro che in coro ce l'hanno tutti da Roma, ce l'hanno copiati tutti. È una cosa scandalosa. Attenzione. Dai, poi alla fine tutti li ricopiano. Alcuni li ho capito, ma tu c'hai proprio i cosi, o tu c'avevano proprio i copioni, c'avevano davanti. Vabbè, tanti. Cambia il nome della squadra. Erano tanti, oggi veramente tanti. Vabbè, ce ne faccio sentire uno, diciamo, quello storico. 2662. Quanti è importante? Quanti erano? Grazie. Ma senti quanti erano? Non bellissimo. 2662. Giusto. Considera quando Alessandro fa il derby con la Lazio qui all'Olimpico stadio. Vado lì, è ripartito lo stadio. Come no? La Lazio gioca in casa, non già tutti questi tifosi. Per favore, il coro non lo vogliamo però sentire. Posso dire che volevo chiedere una cosa. Io vorrei sentire il coro. Anch'io. No, se ti vergogni niente, no, però questo è un dato che fa riflettere a chiedo anche a lui che è di Frosinone. Di Francesco vi ha fatto rinnamorare comunque, nonostante la sconfitta. Che cosa ne pensi tu che lo stai vivendo? Allora, livello di gioco di Francesco gli sta portando, penso, ottime qualità. Comunque anche Sirpe ha cacciato i soldi per i prestiti, però poi bisogna vedere sempre negli altri, perché comunque hai preso tutti Barenicea, Sule, Ogoli, che sono tutti giocatori in prestito, anche che dire, però diciamo che non c'hai, nel caso di salvarsi dopo non c'hai tutti questi giocatori su cui puntare l'anno prossimo. Vabbè, ma pensa a salvare, porta rispetto di Francesco. Questo si vuole salvare e vuole pure lo squadrone l'anno prossimo. Ma dai, fa l'eccellenza 10 anni fa. Frosinone, per quanto tu lo possa deridere, caro Manfredi, no, voglio Frosinone è un'ottima squadra, giovane, organizzata, che corre tanto e gioca pure bene. Guarda che gioca molto bene. Gioca molto bene il Frosinone stasera. E tu, forza ragazzi! No, era un alert di Harry, scusasso, non lo potevo fermare. Prego. Volevo ce l'ho io il coro sul Frosinone. E dicevo oggi tutti quelli che c'è una passeggiata, al cazzo una passeggiata, perché giocano veramente molto bene, sono appiazzati bene. Di Francesco sta a fare un grande lavoro col Frosinone, ragazzi. Sono d'accordo. Come vedete, sei un allenatore, sa fare calcio, gioca bene anche il Frosinone, cioè... Per favore, sempre con Allegri. Augusto, c'hai il coro? Non l'ho nominato Allegri. Non l'ho nominato. Di che dobbiamo parlare? Di coro. Coro, sì. Questo è un coro che facevamo negli anni 90 in curva a Terracina, quando affrontavamo il Frosinone. Il grande Terracina. Te lo dica. Esprimi in classifica.
già così. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà del Frosinone, chi lo sa? So 14 tifosi più sfigati che ci sia, che in trasferta vanno solo in sciociaria. No. Poi ce n'è un altro molto più bello che però non posso fare. Un altro più bello che comunque non posso fare. C'è una bella voce originale. Prego, prego. Cioè, fa tipo Ciociaro, dimmi che si sente. No, beh, non se lo fa perché è offensivo, dai, non te lo fa, dai. Impalido, guardare in faccia la realtà. Tua madre te lo dice. No, allora. È un bombero questo, è un bombero, ragazzi. Allora, ragazzi, però andiamo a leggere altre parole di Mourinho. No, so pure di so pure editore, c'ho 3 televisioni nazionali, quindi lo pubblico e faccio quello che cazzo mi pare, Matteo. Pensa un po'. Allora. Papà l'ho conosciuto al mar. No, per favore. Allora, se Lukaku non segnasse, sarei l'unico responsabile anche di questo. Nessuno però mi può accusare perché Romero continua a segnare. Per fortuna, non sono io l'allenatore che distrugge Lukaku. Qui ci sono un po' di commenti. Grazie, ti stai rendendo ridicolo. 3 punti per la salvezza. Hai giocato col Frosinone. Che grande fiducia. Quanto piangi. Eri il mio idolo, ma sei arrivato alla fine. Non lo so. Scusa, Maffè. Manca detto Roma-Frosinone. Roma-Frosinone è proprio... Che sei venuto a fare? Ah! Manca detto Allora, Ale, mancano 19 punti da fare in 2 giornate alla tua previsione. Io non so se si possa realizzare ancora, francamente. Però... perché erano 27, no, non è la mia previsione, eh. Allora io lo ripeto, perché quello era quello che doveva fare la Roma in teoria. Perché se andate a vedere, cioè a Salernitana veramente gli devi fare boh, avete visto, la Salernitana ha vinto una partita imbarazzante. Il Verona, di che stiamo a parlare? Però... il Milan a casa, io non ti dico che dovevi vincere per forza il Milan, ma è possibile che io, che sono tifoso da Roma, in casa con l'Olimpico pieno, non posso sperare una volta di vincere il Milan? Evidentemente no. Non si vince più con queste squadre. Poi Torino, l'altro anno ci avevamo vinto, dico, col Torino. Il Genoa non è una promossa. Attenzione, Ale, attenzione, mi arriva un messaggio da una persona che voi conoscete bene, ma mi ha chiesto di non essere nominato, e scrive: se sono onesti, devono dire che Mourinho va cacciato stanotte. No, mi ha scritto, no, mi chiacchiamo, ha scritto questa cosa qua. Non chiacchiamo. Potete immaginare la foto. Io faccio di una cosa, devo essere onesto, ma non posso rivelare. Non posso, ma è detto stanotte. La partita di oggi per me è preoccupante. Come? Perché è preoccupante? Perché per me è preoccupante, perché per me oggi a Roma con l'Infrosinone, che è una squadra organizzata, bravo Di Francesco, gioca bene, ma con una squadra imbarazzante a livello proprio dei giocatori, di forza dei giocatori. Secondo me la Roma, il 2-0 non è il risultato giusto. La Roma doveva vincere forse con gol di scatto, ma se il Frosinone pareggiava sta partita, nessuno diceva mamma mia che rapina che ha fatto il Frosinone. Era un pareggio che ci poteva stare. In sostanza ti prendi i punti solo con le giocate di Dybala e Lukaku, giusto? È inaccettabile che con, ma che cioè, con posso dire una roba? Secondo me Dybala, ragazzi, vi dico la verità, lo vedo, non l'ho visto bene oggi. Vabbè, ho capito. Ma non ha visto la partita, incredibile. Vabbè, allora, il modo in cui Dybala dà la palla a Lukaku senza neanche averlo visto è il calcio. Il passaggio di Dybala a Lukaku. Sì, ma il male di Dybala sono storto. Quelli come voi che fa una giocata e gli perdonate tutto. Secondo me Dybala rispetto. Ma se ne fa una partita, cazzo. Vabbè, ok, va bene. Va bene. Secondo me è uno che se corresse
potrebbe farne 6 a partita e dare un'altra mano alla squadra. Gioca 50 metri dalla porta. Ma non stava a Roma se correva, però. Corresse e non giocasse nella Roma. Ma se torna in difesa a prendere il pallone, aiuta in difesa. No, dico che se Dybala fosse stato quello che Andrea ha appena detto, non giocherebbe nella Roma. Con tutto il rispetto per la Roma, ma vale anche, cioè non è contro la Roma questa roba, Però se Dybala è quel giocatore lì che corre, è un giocatore da Barcellona, ragazzi. Dybala è fortissimo. Secondo me Dybala invece no. Infatti Dybala va via dalla Juve a zero e non lo prende nel Barcellona, nel Real Madrid. Voi Dybala, raga, lo esaltate troppo. Secondo me è un ottimo giocatore, ma che gioca svogliato, un po' come Balotelli. È che Balotelli l'avete presa male. Dybala c'ha la faccia da bravo ragazzo, gli si perdona tutto. A livello tecnico è il giocatore più forte della Serie A, Pancio, le scordi sempre qualcosa, le scordi. No, ma non ho detto che non è forte a livello tecnico, io dico che non si applica al ragazzo, non so come dire. È vero, sono d'accordo. Che cazzo si deve applicare? Cioè, i piedi fatati, cazzo si deve applicare? Ma Freddy, che rispondete per favore, rispondete per favore. Va bene, va bene. A Pancio, a chi? No, ma lui, aspetta, vabbè, non c'entra un cazzo con Balotelli, però il discorso che Dybala rende tanto più in queste situazioni, dove comunque fai tu affidamento su di lui... Ma Gianni, ma tu te lo ricordi Dybala alla Juve? Mi puoi difendere tu? Ma secondo te è un giocatore? L'hai vista la Roma stasera? Dybala assolutamente l'ho vista, infatti ho detto io chiederò i danni domani a DAZN, perché dopo la Juve ho visto pure la Roma... Cioè sembra Kulusevski della Juve, per dire, cioè non è un giocatore. Dybala negli ultimi 3-4 anni ha avuto un'involuzione, si è perso, io penso anche, a parte per i problemi fisici che sta avendo questi muscoli, però come in campo io lo vedo molto spento, molto svogliato, e secondo me dipende anche nel contesto di gioco che si trova. È passato da Allegri a Mourinho, non è che sempre lì stiamo, siamo sempre lì, e purtroppo Dybala è un giocatore molto tecnico che però va supportato. Se tu a Dybala, secondo me, correre a vuoto, Dybala non lo sfrutta. Secondo me la carriera di Dybala è arrivata a tanto così da essere uno di quelli top, tipo a livelli, non so, di Del Piero, però non è mai riuscito ad arrivare. È arrivato subito perché nel momento top, quel livello lì. Nel momento top, nella posizione di campo che lui giocava, è arrivato un certo Ronaldo e Dybala si è dovuto adattare a altri ruoli. Perché finché la Juventus aveva un centrocampo forte e lui giocava di fianco a Higuain, Dybala era un campione.